Vado diretto col nome? Vado diretto col nome. La felpa va a Mattia. È finita così l'avventura d'amici di Nunzio Stancabiano. Il banco è stato affidato al suo rivale Mattia, ma il 18enne talentuoso ballerino ad Anita non ci sta. E con una diretta su Instagram ha registrato un lungo sfogo contro Raimondo Todaro, giudice di amici e suo insegnante di ballo sino all'età di 13 anni. Todaro è accusato di essersi lavato le mani nel giudizio affidato poi ad esterni. Bollato all'inizio come raccomandato, Nunzio dice invece che l'accostamento a Todaro lo ha fortemente penalizzato e che è stato vittima di una sua ripicca. Ma ecco una parte dello All'inizio sfogo di Nunzio Stancabiano su Instagram. io non sapevo che c'era tra i banchi il signor Raimondo Todaro. Quando l'ho venuto a sapere, era 5 giorni prima della prima puntata, io ero in quarantena in hotel a Roma. E la prima cosa che ho fatto è stato mandare nel gruppo della mia famiglia. Io ho scritto a mia mamma e io ho detto: io vado a casa. Vado a casa perché sapevo e ne ero sicuro che non giudicava il ballo, ma avrebbe giudicato quello che io chiamo una ripicca nei confronti di un bambino di 13 anni. Perché quando sono andato via dalla sua scuola di ballo avevo 13 anni, quindi non avrebbe votato il ballo, ero sicurissimo. Infatti, volevo andare via. Poi una cosa tira l'altra, ormai sei lì, provaci, questo, questo e quest'altro. E mi sono buttato senza rimpianti, senza pensarci, sì. Dal momento che mi viene dato l'aggettivo raccomandato, io vi guardo e vi dico raccomandato. Prima di dare degli aggettivi, pensate a quello che dite, perché di raccomandato, forse era più raccomandato quell'altro con Raimondo che io, questo è sicuro, questo è poco ma sicuro. Perché sapevo che sarei uscito, lo posso, quello di qui lo dico e qui lo nego. Sarei uscito perché non avrebbe votato mai il ballo. Infatti, si è rivelato, ha fatto come Ponzio Pilato e si è lavato le mani chiamando tre giudici. Che tra l'altro, che giudici, nel senso, tanto di cappello, però non c'era competizione, non ce n'è mai stata con Mattia. Io, è un bravissimo ragazzo, lo stimo tantissimo, perché veramente abbiamo legato tanto, 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 però ho le carte che testimoniano che non ce n'è competizione veramente, perché quando vincevo le gare lui faceva ventesimo, lui faceva manco, neanche la finale entrava. Per questo lui si è messo a piangere, perché sapeva che quell'esperienza sarebbe finita là. Perché non aveva chance, l'ha detto pure a me, cioè me l'ha confessato in gazzetta, non so se lo manderanno in onda. Talmente la cosa era oggettiva, come gli ha parlato il signor professore a lui durante la lezione, si capiscono molte cose. Perché lui dice, lui afferma che con tutto che lo conoscevo e non l'ho scelto, fatti una domanda e datti una risposta. Cioè, ci stai dicendo praticamente che la prossima settimana entra. Perché che cos'è questa? Che affermazione gli hai dato? Cioè, con tutto che non l'ho scelto, che lo conosceva. A parte, partiamo dal presupposto che tu sei chiamato a giudicare una sfida a momento. Tu, in base a quello che vedi, giudichi. Non è che io conosco Annunzio, non conosco a Mattia una settimana di tempo. Il livello lo vedi subito. Non è che hai bisogno di prolungare il giudizio di una settimana per conoscerci. A me dispiace, però le cose che si devono dire si devono dire. Si è vendicato di un bambino di 13 anni, negandogli un'opportunità che, cioè, era una bella opportunità, ma non c'entra che la butti sul lato personale. Non c'entra, proprio non c'entra.